Cari amici di TerramoWeb, benvenuti a Interconnessi. Oggi parleremo di medicina. Non sarà un'unica puntata. Avremo diverse puntate in cui parleremo di questo argomento. E ci accompagnerà in questo percorso, in collegamento da Roma, il dottor Nesci. Domenico Arturo Nesci, psichiatra, psico-oncologo e psicoanalista della Dreams Onlus, una cooperativa sociale che segue da anni pazienti in tutta Italia, anche in psicoterapie online a tariffe agevolate. Tra l'altro, il dottor Nesci è senior consultant della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dove segue pazienti oncologici e loro familiari nel servizio di consultazione psichiatrica diretto dal professor Janiri e dal professor Sani. Benvenuto dottor Nesci, benvenuto a Interconnessi. Le La ringrazio molto. pongo la domanda di questa puntata. In questo periodo di pandemia, ha qualche notizia, qualche buona notizia? Ci può dare qualche informazione? E poi le voglio chiedere, nel suo lavoro sta cambiando qualcosa? Ma rispondo con piacere a questa sua domanda, che mi consente per una volta di parlare del bicchiere mezzo pieno invece che del bicchiere mezzo vuoto in tema di Covid-19, cosa che ritengo importante per i nostri telespettatori, che troppe volte invece vengono letteralmente bombardati da notizie negative e ansiogene, cosa che non aiuta nessuno. Quali sono le cose buone che la pandemia paradossalmente ha portato? Io direi due in Italia. Da un lato il fatto di aver fatto vedere quanto possa essere prezioso lo smart working, il cosiddetto lavoro agile, cioè la possibilità di lavorare location free in luoghi diversi con la stessa efficienza. Io per esempio non sono più andato al Policlinico Gemelli fisicamente per non rischiare di ammalarmi, ma soprattutto per non rischiare di fare ammalare i miei pazienti che sono malati di cancro o familiari di malati di cancro che ricevono un supporto psico-oncologico e che quindi è molto importante che non rischino di contagiarsi. Il professor Domenico De Masi, un sociologo esperto proprio di smart working, in un recente post sul Huffington Post, ha detto che purtroppo in Italia solo il 3% delle persone lavorano in smart working, laddove invece in Olanda, ad esempio, il 40% delle persone lavorano in smart working. E dice chiaramente che a suo avviso ci sono proprio delle resistenze patologiche, cioè psicologiche, a utilizzare lo smart working da tutte e due le parti, sia da parte dei lavoratori a cui piace la vita d'ufficio e sia da parte dei capi a cui piace controllare i lavoratori momento per momento. Si sa invece che in smart working le cose vengono fatte molto meglio, a costi infinitamente inferiori perché si risparmia sulle sedi, sulle sedi di lavoro e quindi ci sono dei grandi vantaggi, oltre che per le famiglie, non più costrette a mobilità spesso molto onerose, molto faticose, pendolarismi, separazioni dai familiari eccessive, sofferenze psicologiche, oltre che economiche per le spese che si affrontano. L'altra buona notizia è che grazie al Covid-19 finalmente ci è stato imposto di lavorare in psicoterapia online e quindi finalmente è stato possibile per i malati di cancro quelli almeno del posto dove lavoro io, a Roma, alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, nel servizio di consultazione psichiatrica, tutti i malati oncologici e familiari che io personalmente seguo non sono certo romani, molti vengono da situazioni di altre regioni e da
paesi, città dove non c'era la possibilità di avere un supporto psico-oncologico e dunque è solo grazie alla nostra capacità di fare da anni psicoterapia online che siamo in grado di garantire il supporto psico-oncologico a tutte queste persone e siamo in grado di non abbandonarle da un punto di vista psicologico o psichiatrico nel caso abbiano bisogno di farmaci, ad esempio per l'insonnia che spesso affligge i malati oncologici e che va curata in un modo particolare. Ecco, chiaramente a Gemelli noi siamo favoriti perché avendo l'Università Cattolica del Sacro Cuore e quindi avendo in sede i corsi di perfezionamento post-laurea in psico-oncologia e il master di secondo livello in psico-oncologia, psicoterapia multimediale e psicoterapia online e quindi avendo già da anni un centro di formazione alla psicoterapia online e avendo in più anche tutta una serie di tirocinanti, tanti, della Scuola Internazionale di Psicoterapia nel setting istituzionale che seguono appunto la psico-oncologia e quindi nel tirocinio seguono i malati oncologici o i loro familiari, supervisionati da me e da tutti i docenti della scuola, proprio per riuscire a dare bene questo servizio, dicevo, tutti questi tirocinanti sono addestrati ovviamente anche a lavorare online, quindi in videoconferenza o in videochiamata. E questo è molto importante, perché il primo problema è che si superano i limiti spaziali, geografici. Il paziente che sta in Sicilia continua a essere seguito da Roma anche se sta in Sicilia. E con la stessa competenza e senza vivere l'esperienza traumatica dell'abbandono, cioè del fatto che magari deve aspettare 6 mesi quando tornerà a fare dei controlli oncologici a Gemelli per rivedere lo psichiatra o lo psicologo che lo ha visto la prima volta ai tempi della diagnosi e con il quale invece è estremamente importante avere una continuità terapeutica. Ecco, la mia speranza dunque è che smart working e psicoterapia online, quando sarà finito tutto questo, quando sarà passata la nottata, restino con noi ad aiutarci a lavorare meglio. Grazie. Grazie dottor Nesci di essere stato qui con noi in questa puntata. L'aspettiamo alla prossima e anche a voi alla prossima puntata di Interconnessi.